Aria di tempesta, Lungotevere Flaminio scendono in campo per il ritorno della semifinale delle fasi finali della Serie A della Centurion League, la Jamaica Team contro il Badesi. Il risultato dell'andata vede in testa i ragazzi maglia arancione del Badesi per 3-2. Ora è un'altra storia e si comincia allora subito con una conclusione verso la porta. Oggi va a calciare con la numero 2 in porta Buffa, che non si scompone, tiro alto. Silvagni, anche per lui giornata del rientro, azione sulla faccia sinistra, il tiro a incrociare, si salva con i pugni in calcio d'angolo il portiere. Dalla bandierina, pallone messo, tagliato, arriva il gol! È partito alla grande il rientro del numero 5, nonché capitano Silvagni. Sullo svolgimento di questo calcio d'angolo, battuto teso, raso terra, la palla fa un rimbalzo, poi incontra il piatto. Ancora Silvagni, pallone allargato sulla destra, Circuri va a calciare alto, nuovo giro palla sulla linea difensiva, Ballisai va ad affrontare un uomo, poi anche il secondo riesce a superarlo con lo scontro fisico, il destro, la palla che rimane lì e poi viene allontanata. Celi, traversone destro, allontanato, la botta con il mancino, troppo strozzato, termina larga. Ancora una conclusione, bel intervento a terra del portiere, ma l'azione rimane viva per la Giamaica. Pallone ribattuto più volte, poi termina all'indietro. Ballisai allo spazio per calciare, fuori di un soffio. Ancora Celi, Ballisai cerca di giocare di prima la Giamaica, ma è costretto a tornare indietro da Silvagni. Poi la sventagliata in avanti, la conclusione di Ballisai. Che gol pazzesco questo della Giamaica, con protagonisti due dei più talentuosi. Lo stop di tacco di Ballisai è una cosa pazzesca, altrettanto il mancino all'angolino. E allora è 2-0. Celi in punto di battuta. Il pallone sul mancino, aumenta ancora il divario, mette il 3-0, a segno il numero 18 della Giamaica. Tutta troppo ferma la retroguardia del Badesi su questo calcio di punizione e dunque si fa durissima. Deve trovare almeno due gol la formazione in maglia arancione di Capitan Boccaccini, poi la conclusione del numero 16 termina fuori. Sta riuscendo a impensierire Buffa fino adesso la formazione del Badesi, e intanto arriva un altro gol, tira da casa propria Silvagni, mettendo a segno questa doppietta prima della linea di metà campo. Forse è partito leggermente in ritardo il portiere, però non si aspettava un tiro da lì, è una perla ed è un 4-0. Secondo tempo subito con una conclusione che termina alto. Messa laterale Badesi, buttata in mezzo, la palla che scorre, arriva in corsa, tiro strozzato, la palla che ancora rimane lì, rischia qualcosa, qua il difensore della Giamaica e poi non riesce a ripartire. Ballisai si gira con lo stop orientato, calcia fortissimo, pallone rispedito al mittente, vediamo se c'è la controoffensiva del Badesi, ancora un tiro troppo smorzato. Monaco va a contrastare su questo pallone, Circuri, scavetto sotto la rovesciata, stava cercando un eurogol qua Silvagni. Ancora Circuri a toccare per il proprio capitano, ancora una finta, poi il pallone messo dentro di sinistro, la palla che rimane lì ed è doppietta anche per il numero 18 della Giamaica con questa giocata di tacco. Due uomini a terra, molto lucido, molto freddo in questa situazione, spalle alla porta e la situazione ormai è decisamente irrecuperabile. Calcio di punizione, battuto, Buffa va a terra, efficace. Rimessa, giocata lunga, la sponda e poi il tocco che era quasi un appoggio a Buffa. Ancora un pallone aperto e ancora Silvagni a rimetterlo dentro con l'esterno, strozzata con la conclusione di controbalzo, per buon riflesso del portiere qui. Ballisai dal proprio numero 4, pallone in verticale. Trovato Silvagni che va a calciare, ancora una respinta con i pugni.
Calcio d'angolo, pallone sul primo palo, vediamo se Silvagni riesce a disimpegnare. Adesso la velocità di Celi che allarga, è completamente sbilanciata la Badesi, che prova però una conclusione forse un po' egoista, poi finisce a terra, è il ridosso dell'area di rigore. Così è, calcio di rigore battuto e messo dentro per il 6-0 del Jamaica Team. Dilaga ormai la formazione giallonera di Mr. Grenga, soddisfatto in panchina. Tocca all'indietro, Gavetto di Monaco, pallone sistemato e poi calciato sull'esterno della rete. Non c'è tempo per il calcio d'angolo, finisce 6-0 al termine delle ostilità tra Giamaica e Badesi. Passa dunque la squadra giallonera che vola in finale in attesa dei loro avversari, di sapere chi sarà l'altra finalista.